Ciao a tutti, voglio parlarvi di quella brutta cosa che è il razzismo. Ho letto la notizia che questa notte un'atleta italiana di colore ha subito un lancio di un uovo che gli ha colpito l'occhio e subito si è levato il coro delle voci per gridare razzismo. Se non che dopo ho letto un'altra notizia sì, collegata a questa sulla stampa, che diceva che gli attacchi di lanci di uova in questi giorni in quella zona ne sono successi più di uno e non hanno sempre mirato a persone di colore. Quindi sembra una cosa un po' casuale. Il fatto di gridare al razzismo ogni volta che una persona di colore sia vittima di un'ingiustizia, di un torto o di una violenza, mi sembra un po' eccessivo, ecco. Adesso non so, può anche darsi che ci sia uno sfondo razzista in questo attacco, però colgo l'occasione per generalizzare il discorso e dire che bisogna andare un po' cauti, perché come dicevo a proposito del fascismo, bisogna chiamare le cose con il loro nome. Se noi iniziamo a gridare al razzismo ogni volta che c'è un attacco che con razzismo non c'entra assolutamente niente, depotenziamo la parola razzismo e alla fine nessuno ci farà più caso. Ma mi collego anche al fatto perché chiaramente tutti quelli che parlano di razzismo accusano Salvini. Ecco, io non sono un salviniano, un grande estimatore di Salvini, però ritengo francamente assurde queste accuse di collegare ogni possibile atto di razzismo, di imputarlo a Salvini, perché per quanto vedo io Salvini non è razzista, almeno io non ho nessun motivo per credere che lo sia, non ho nessuna prova. Perché proviamo a immaginare, si dice che sia razzista perché, per tanti motivi, ma generalmente è lo spirito con cui commenta i vari episodi dei migranti, eccetera. Però, secondo me, dovremmo provare a fare uno sforzo di immaginazione e vedere, ma se queste immagini, se questi migranti, invece che essere negri, fossero albanesi, per esempio, Salvini userebbe le stesse parole? Secondo me sì. Allora magari si può dire che è xenofobo? Forse. Però anche qui io non ho delle prove. Perché xenofobo vuol dire avere paura, disprezzo, diciamo pure, per etnie diverse dalla tua, per stranieri in generale, ecco. Però secondo me Salvini in realtà è solo contrario all'immigrazione, l'immigrazione clandestina, l'immigrazione di massa, perché io non credo che se lui fosse in missione diplomatica in un paese africano si comporterebbe male, oppure anche dentro la sua testa, ecco, penserebbe di essere superiore ai suoi interlocutori africani. Secondo me, almeno io non ho nessun motivo, nessuna prova che mi induca a credere che Salvini dentro di sé creda nella supremazia della razza bianca oppure degli italiani in generale rispetto agli stranieri. Questo io non lo vedo. Ecco, quindi il mio invito è: stiamo un po' calmi, parliamo di razzismo quando effettivamente ci sono episodi di razzismo, e ce ne sono tanti, molto gravi, specialmente magari quando si riguarda l'assunzione di un impiegato, ecco. È lì che magari il razzismo è più forte e purtroppo magari anche più difficile da vedere che non un uovo tirato in faccia. Questo volevo dirvi, buona giornata a tutti, ciao.